amici, in questo momento ci troviamo presso lo stadio comunale per assistere alla corsa del palio di questa giornata, il palio d'agosto qui a Piancastagnaio. Che impressione darci di questo palio di oggi? Ma a me, se devo essere sincero, mi sta garbando sempre di più. Ho fatto una giratina per il paese ieri sera, la contrada di Voltaia è molto significativa. Il fatto che siamo risaliti alle vecchie abitudini, alle vecchie tradizioni, alle vecchie abitudini, insomma, mi ha fatto molto piacere. Dica, da dove viene? Vengo da Firenze. Cosa ne pensa di questo palio? Ma è una manifestazione talmente grande e bella, turistica, diciamo, ed è qualcosa di fantasioso. Quello che ci dispiace su tutti noi tifosi, chiamiamo contradaioli, che ci è mancato purtroppo sia Bastiano da parte di Voltaia, e mi sento voltaiese perché sono, ho una casa, un appartamento in Voltaia. Beh, ed ecco che vediamo arrivare in questo momento gli sbandieratori di Sansepolcro, seguiranno naturalmente le quattro contrade. Ecco il Cencio del 83, vedremo chi questa sera riuscirà a vincere appunto questo palio tra le quattro contrade che... Borghi chi è quello giallo? Borghi quello giallo? No, sì, sì. Sono partiti, no, no, non è... Non è valido, non è... Tutta... Non è buona, non è buona. Andiamo che è notte. Mossa valida, sono partiti, vediamo in testa il coro, seguito, coro, Voltaia, Castello, ancora coro, coro in testa, seguito da Voltaia, Castello, Borgo. Bellissima corsa, ancora coro, Voltaia, Castello, Borgo. Vi ricordiamo che i giri da percorrere sono quattro più la dirittura d'arrivo. Ancora coro in testa, seguito da Voltaia, Castello, Borgo. Una corsa bellissima, entusiasmante. Ed è l'attacco di Voltaia, è sempre il coro che resiste. Coro, Voltaia, Castello, Borgo. È entusiasmante questa corsa. È passato in testa Voltaia, seguito da Coro, Castello e Borgo. Voltaia in testa. Voltaia, Voltaia con un netto vantaggio rispetto al Coro, Castello e Borgo. Voltaia. Voltaia con il fantino Castorino e cavallo Conte. Ed è Voltaia, Voltaia con un... margine di vantaggio enorme rispetto al Castello, Coro e Borgo. Voltaia, ultimo giro, ultimo giro. Ultimo giro è sempre Voltaia in testa, seguito da Castello, Borgo e Coro. Voltaia, Castello, Borgo e Coro. Ed è Voltaia che va a vincere questo palio 1983. Voltaia, Voltaia con il fantino Castorino e il cavallo Conte, e Voltaia. Sì, è Voltaia con la contrada di Voltaia che si aggiudica questa edizione del Palio 83. I contradaioli impazziti di gioia si portano in massa sotto il balcone delle autorità per ricevere il conteso palio.